Questo viaggio di nostalgia iniziato ormai da tanto tempo, stasera ti porta qua, ai David di Donatello, è sempre un'emozione. Poi tu questo tappeto rosso ormai lo conosci bene. Un altro tappeto rosso, si sposta da Cannes a Venezia, da Roma adesso al Tribeca Film Festival a New York. E che dire, è sempre un'emozione meravigliosa e poi io sono uno che piace viverla con la propria famiglia, infatti qua c'è con me mia moglie e mio figlio. Mi piace stare con i miei colleghi, mi piace condividere, mi piace parlare, mi piace stare con loro, stare tra le persone che fanno il mio stesso lavoro e parlare la stessa lingua. Un anno speciale da papà anche perché c'è stato un bel esordio sul piccolo schermo, la serie è andata benissimo, che soddisfazione è per te vedere come cresce? Ma parli di me o di mio figlio adesso? Di tuo figlio. Parli di mio figlio, ti dovrei far intervistare mio figlio. Già abbiamo fatto. Già l'avete intervistato. Guarda, ci sono generazioni che questa cosa non la vedono di bene. Io quando parlate di mio figlio mi scoppia letteralmente il cuore. Quindi domani potrei mettermi a fare anche l'agente di mio figlio, sarei felice lo stesso. E sicuramente avete fatto una bella festa per il vostro Napoli, dai, dici che cosa avete combinato? Lui ci ha fatto vedere un dito scottato, dice mi sono bruciato un dito, ma che avete combinato? Signori, non si può percepire la bellezza che si vive a Napoli attorno alla festa del Napoli. Avete immaginate un pochettino il carnevale di Rio? Esatto. Immaginate il capodanno cinese, quella roba là. Siamo a quei livelli là, però devi mettere tutto insieme e lo devi colorare di bianco e d'azzurro. Senti, ma stasera sarebbe più bello un'altra vittoria del Napoli o che vinci questo premio? Napoli l'ha già vinto. Bravo, grazie.